Allora, prometto, non parlerò solo del patto di stabilità, ma di una storia. Ci era stato chiesto di raccontare una storia e questo tenterò di fare, una storia amministrativa ovviamente. Sono assessore al bilancio del Comune di Arezzo e varie altre cose, varie ed eventuali. La nostra città ha vinto poco tempo fa un importante bando europeo. È arrivata prima in Toscana per i fondi per lo sviluppo integrato urbano sostenibile, sigla che lo sintetizza, si chiamano Fondi Pius, qualcuno di voi sicuramente ne avrà sentito parlare. Sarà di prima in Toscana con un progetto straordinario perché per la prima volta il nostro comune è riuscito a ricavare da un progetto dei soldi provenienti dall'Europa. È stato uno sforzo straordinario, per la prima volta anche gli uffici dell'amministrazione si sono parlati, quindi hanno avuto la possibilità di fare un progetto che li ha in qualche modo visti integrare e risultati straordinari. Questo progetto ha portato a risultati importantissimi. Ho fatto un investimento in città di circa 32 milioni di euro in pochissimo tempo. Ora capite, un investimento di 32 milioni di euro, in cui 16 provenienti dall'Europa, quanto impatta sul patto di stabilità. Abbiamo realizzato cose straordinarie. Il simbolo era la foto che avevo, ma probabilmente la risoluzione era drammatica, anche se sono assessore all'innovazione, me ne vergogno un po'. Il simbolo era una piazza riqualificata della città di Arezzo, Piazza Sant'Agostino, in cui abbiamo tra l'altro realizzato l'Informa Giovani, che ci dicono almeno uno dei più belli d'Italia, un luogo di ritrovo per tutti coloro che hanno giovane età e che ha un risultato straordinario. È diventato sportello lavoro, è un luogo bellissimo, moderno, centrale, che ha un davvero risultato in termini di partecipazione elevatissimo. E abbiamo riqualificato buona parte del centro della città. Purtroppo però cosa accade? Ogni buon assessore al bilancio si ritrova poi a gestire quelle che sono le risorse che ha utilizzato. Di questi 16 milioni, 16 milioni che abbiamo avuti dall'Unione Europea sono risorse che sono fuori patto, questo per legge. Ma gli altri 16 milioni che abbiamo deciso di finanziare con grande coraggio invece no, stanno dentro il patto di stabilità. E ora il Comune di Arezzo, che ha dato un bilancio solidissimo, stiamo riducendo fortissimamente l'indebitamento, la spesa corrente, stiamo tentando di fare tutte le best practices, tutte le operazioni di riduzione della spesa, soffre chiaramente di questa esigenza. Quindi c'è da fare anche una proposta. Quando i comuni partecipano a bandi di queste proporzioni, con risultati così importanti, quando l'amministrazione porta uno sforzo così rilevante, sarebbe opportuno che ci fossero dei correttivi rispetto al patto di stabilità. Ormai noi assessori al bilancio, i sindaci, ci potremmo trovare come una sorta di gruppi di autoaiuto nei quali ci diciamo da quanto tempo non paghiamo le ditte. Io sono Marco, non pago le ditte da 5 anni, da 4 mesi, siamo ormai in questa difficoltà e credo che questo sia un elemento comprensibile. Noi lo sforzo ce l'abbiamo messo, ce lo metteremo comunque, stiamo facendo di tutto per tentare di fare in modo che i fornitori, tutti coloro che hanno lavorato per il Comune di Arezzo, possano avere conto di quello che hanno fatto, però oggettivamente è necessario che gli obiettivi di finanza pubblica, che io comprendo perfettamente, del quale a volte anche l'apparente illogicità mi rende comunque comprensibili date le difficoltà del Paese, devono avere un minimo di elasticità, così come i vincoli della spesa di personale. Ci deve essere la possibilità in alcuni settori, che non dico debba decidere io, ma forse debba decidere anche il Governo, alcune piccole scappatoie per alcuni messaggi politici che noi vogliamo mandare. Un particolare ruolo di un dipendente comunale di cui abbiamo particolarmente bisogno, perché magari l'amministrazione ne ha scoperta, perché ha fatto nel passato scelte che non era possibile prevedere, perché c'è necessità di migliorare sull'innovazione, sul marketing culturale. Quella piazza che io avrei voluto farvi vedere, metteremo ora una rete wireless durante tutta l'estate, perché ad Arezzo tornerà il festival che l'ha resa nota in tutto il mondo, che è Arezzo Wave, qualcuno di voi lo conoscerà. Legato a quel festival stiamo mettendo durante tutta l'estate in accordo con un'azienda del territorio una rete wireless gratuita per tutti coloro che verranno in città. Quindi lo sforzo noi ce lo mettiamo, però abbiamo veramente bisogno che qualcuno ci aiuti. Grazie.